Ciao a tutti, volevo prendermi un momento per raccontarvi quello che sta succedendo in questi giorni, perché dal racconto che offrono i media non si sta capendo tantissimo. Prima di tutto, attualmente è ancora in carica il governo Gentiloni e i nuovi parlamentari non si sono ancora insediati, bisognerà aspettare il 19 marzo. Noi abbiamo già fatto un incontro con i nostri portavoce e siamo veramente tantissimi, oltre 330 tra le due Camere. Abbiamo praticamente triplicato la nostra forza parlamentare e questo è solo grazie alla fiducia che ci avete dato. Una volta che i parlamentari si insedieranno, dal 23 marzo inizieranno le votazioni per le presidenze della Camera e del Senato. E noi, per l'individuazione di queste due figure, come ho sempre detto, siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, ma chiaramente pretenderemo il riconoscimento del voto degli italiani che ci hanno indicato come prima forza politica del Paese. Dopo le elezioni dei presidenti nelle due Camere sarà il momento di formare il governo per rispondere alle esigenze che gli italiani hanno messo al centro con il voto del 4 marzo. Un governo che a mio avviso deve rispettare la volontà dei cittadini che con oltre il 32% hanno votato un programma, un candidato premier e una squadra di governo. Per formare il governo, come ho detto ogni giorno in campagna elettorale, noi abbiamo aperto a tutte le forze politiche, perché sentiamo che finalmente si possono realizzare quelle cose che gli italiani aspettano da 30 anni in questo paese. Ossia, abbiamo chiesto a tutti responsabilità per far partire un governo presieduto dal candidato premier del Movimento 5 Stelle. Il capo dello Stato ha una grande sensibilità e ha richiamato tutte le forze politiche al senso di responsabilità e per questo lo ringrazio. Ne siamo contenti perché in ballo c'è l'interesse del Paese che viene prima di tutto. Questa parola, responsabilità, l'abbiamo pronunciata durante tutta la campagna elettorale. Abbiamo sempre detto che non vogliamo lasciare il Paese nel caos e nell'instabilità creati da una legge elettorale che i partiti hanno la responsabilità di aver votato, pur sapendo che avrebbe generato esattamente questo, anzi proprio per questo l'hanno votato. È stata una legge scritta e approvata da tutti i partiti per arginare il più possibile la nostra formazione, ma non gli è andata bene, non gli è andata come si aspettavano. In questo momento il Movimento 5 Stelle è determinante. Un governo senza di noi non si può fare, quindi tutti dovranno parlare con noi. A meno che, e sarebbe un clamoroso insulto alla democrazia e ai cittadini, non decidano di fare un governo con tutti contro di noi. Ma in quel caso ve lo dico, prepariamo i popcorn perché sarebbe la loro fine. Io sono molto sereno e invito gli italiani a stare altrettanto tranquilli, ma a seguire con attenzione quanto succederà nelle prossime settimane, perché ne va del futuro dell'Italia. Non è più il tempo di guardare alla politica con distacco e menefreghismo, è il momento di appassionarsi e stare uniti. Noi abbiamo bisogno del vostro sostegno, del vostro affetto, della vostra forza. È stato il segreto della campagna elettorale e sarà l'arma fondamentale per affrontare questa delicata fase, per portare al governo il Movimento 5 Stelle e sancire la nascita della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini. Partiremo dai temi che stanno a cuore agli italiani. E su questi temi siamo pronti a discutere e a trovare una convergenza con tutte le forze politiche, nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini. La prima occasione utile sarà la presentazione entro il 10 aprile del documento di programmazione economica e finanziaria, che definisce le scelte di politica economica dei prossimi anni, il DEF. Il DEF dovrà essere approvato a maggioranza assoluta del Parlamento, quindi il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, la lampadina gialla che illumina Camera e Senato, sarà determinante. Noi abbiamo già le idee chiare e siamo già al lavoro su una proposta che renderemo nota nei prossimi giorni. Dentro ci saranno i nostri punti programmatici per il Paese. Su quelli vogliamo discutere in maniera trasparente e vedere chi ci sta. Saranno momenti intensi e tantissimi mi stanno scrivendo per capire quello che succederà. Io vi aggiornerò personalmente su tutti i passaggi che ci saranno e sulle posizioni che terremo come Movimento 5 Stelle. Noi siamo forti perché dobbiamo rendere conto solo a voi che ci avete dato questa enorme forza e a nessun altro. Da me avrete sempre la massima trasparenza e la massima onestà. Continuate ad accompagnarci in questo viaggio verso il governo del Paese. Vi aggiornerò presto, vi abbraccio tutti e vi ringrazio.